Quest'oggi alla Corriere delle Fonti si parla di un argomento molto sentito, vecchio nei tempi ma moderno nello stesso tempo, perché grazie all'utilizzo di internet si è evoluto. Parliamo di bullismo. Sì, indubbiamente parlare di bullismo vuol dire modernizzare quelli che sono stati gli atti precedenti sin da quando noi eravamo ragazzini, quando abbiamo... Tutti noi abbiamo subito qualche fenomeno di prepotenza da parte dei compagni di scuola un po' più grandi oppure compagni di giochi un po' più prepotenti di noi, il classico ragazzo che ti toglie il pallone per non farti giocare. Adesso purtroppo il fenomeno del bullismo, il fenomeno della prepotenza si è accentuato notevolmente, dando questo l'input a con una parola derivante dall'inglese, e quindi il bullismo è praticamente l'esagerazione del fenomeno della prepotenza, che qui da noi si sta avvertendo purtroppo in modo abbastanza marcato proprio in questi ultimi tempi. Proprio di oggi mi pare che si abbia notizia di un ennesimo fenomeno che pare che si sia avuto in Liguria, e se non ricordo male. Oltre al bullismo, naturalmente il mondo sta progredendo anche dal punto di vista tecnologico, e il fenomeno del bullismo fisico a livello di interazione fra due persone o fra due o più persone è diventato un fenomeno che ha invaso la rete. Una persona molto esperta che parlerà stasera proprio del cyberbullismo è proprio il dottor Giannella, il procuratore capo del Tribunale di Trani, che ha avviato uno studio abbastanza approfondito e che saprà meglio di me spiegare alla platea quanto sta accadendo in questi ultimi tempi. Noi l'abbiamo organizzato abbiamo potuto organizzare questo evento grazie all'amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti, che appena lanciata l'idea ci ha spalancato le porte. E noi facciamo parte di un'organizzazione che ha una figura giuridica duale, nel senso che siamo sia un'associazione di volontariato sociale sia una società cooperativa sociale. Perché queste due figure giuridiche? Per il semplice motivo, noi avevamo fondato già un'associazione, ma come associazione ci siamo resi conto che non avremmo mai potuto creare dei posti di lavoro, e così sfogliando le leggi, studiando le leggi e lasciandoci consigliare da chi ne sa più di noi, abbiamo fondato anche la cooperativa sociale. Il nostro intento naturalmente è quello di riuscire ad aprire le porte e a creare dei posti di lavoro, prima di tutto iniziando a livello volontaristico, e poi speriamo di riuscire a coinvolgere le istituzioni anche a livello nazionale in questo. Argomento bullismo molto sentito da tutti, è un fenomeno che nonostante gli anni non si riesce a cancellare. No, purtroppo, ma devo dire anzi, nella forma del cyberbullismo sta anche peggiorando, perché i social network, i mezzi di comunicazione, la telematica, l'informatica hanno fornito un nuovo veicolo di realizzazione di questo fenomeno, che è diventato veramente pericoloso, su cui ci stiamo impegnando molto. È in corso di approvazione un nuovo disegno di legge, ce lo stiamo anche studiando, non so quando arriverà in porto, vedremo. Il cyberbullismo rende ancora più complicato combattere il fenomeno? Per certi versi no, e spiego perché. L'uso del mezzo informatico favorisce la commissione di certi reati, però è anche un mezzo per
accertare più facilmente gli autori di certi reati, perché quando si usa il web, quando si usano i mezzi informatici, si lasciano delle tracce informatiche che i bravi investigatori sono in grado di recuperare e quindi di risalire agli autori. Insomma, soprattutto la polizia postale è molto brava, molto preparata sull'argomento. Ma quando si può dire effettivamente che una persona sta commettendo il reato di cyberbullismo? Non c'è un reato ancora di bullismo, né tantomeno di cyberbullismo, rientra in generale nella categoria degli atti persecutori, quindi quello che normalmente viene chiamato stalking, quindi non c'è neanche una definizione ancora. Nella nuova legge, nel nuovo disegno di legge c'è un tentativo di definizione del bullismo e del cyberbullismo, su cui però il Senato e la Camera non si sono trovati d'accordo, o meglio, il Senato non l'ha definito, la Camera ha ritenuto di inserire una definizione, si sta discutendo, non è mai facile definire dei fenomeni, è facile definire che cos'è un omicidio, non è facile definire invece un fenomeno criminale nuovo che ha tante sfaccettature e tante possibilità di manifestazione. Molto spesso il fenomeno riguarda minori. Soprattutto. Alcune statistiche dicono che riguardano soprattutto i minori e addirittura gli adolescenti sotto i 14 anni anche, quindi addirittura persone non punibili secondo la legge italiana, quindi la questione sicuramente non deve essere, non può essere affrontata soltanto dal punto di vista repressivo, ma soprattutto dal punto di vista sociale, educativo. Quindi ci vuole un approccio interdisciplinare all'argomento. Abbiamo le armi giuste per combatterlo qui in Italia? Direi culturalmente forse non ancora, giuridicamente sì, dal punto di vista investigativo anche, però bisogna ancora studiare bene il fenomeno, soprattutto per prevenirlo più che per combatterlo. Bullismo e cyberbullismo, è un reato? No, non del tutto, comunque è un fenomeno da combattere. Assolutamente da combattere, perché la nuova emergenza in fase di trasformazione, con tutti i risvolti penali e di carattere psichiatrico, soprattutto perché la gente non denuncia, quindi porta dentro di sé il problema e poi lo scatena quando ha contatti con persone che non fanno parte della propria famiglia. Cosa scatta nella testa della persona che commette questo tipo di atto nei riguardi di un suo simile? Innanzitutto è la ricerca della felicità, cerca di mettersi in mostra, cerca di essere felice con quel tipo di comportamento. Senza dubbio c'è anche una richiesta di aiuto, è una forma di linguaggio non verbale all'interno del quale ci sono dei messaggi che dimostrano che evidentemente la famiglia inizia a non dare più quei valori che una volta venivano dati con molta più facilità. Nascondersi dietro una tastiera può essere più semplice commettere un simile abuso nei riguardi di altri? Assolutamente sì, e questo porta le attenzioni sul ruolo della donna, perché il fenomeno del bullismo nasce col maschio, con l'uomo, col muscolo, col tatuaggio, con l'anello alla mano. Invece la tastiera porta le attenzioni sulla donna, che riesce a essere forte attraverso la tastiera.